carriera in Serie A, per il dovrebbe secondo avere tempo di un'evoluzione Milan-Roma, clamorosa per la Roma, squadre che chiede di uscire stanno dalla maggiore entrando in questo pericolosità. momento in L'unità campo. c'è perché quando schieri in Mi campo ricordo la Pellegrini, visione di Dybala, Milan Zaniolo e Abraham 1, Roma contemporaneamente, 0. ottimi per la Vediamo nel ricerca primo della qualità del tempo talento offensivo. al Le occasioni di cui trentesimo non il mollano, gol di invece Pierre sono Calabria. stati molto applicati in fase difensiva, anche con corse molto lunghe, soprattutto da parte di Ebram, che ha veramente fatto un gran lavoro, però poi chiaramente perdi lucidità, una Stefano volta Pioli recuperata palla, nella infantile. gestione e nel cercare di diventare Nessun pericolosi di cambio per ora rotto. Abbastanza vita da facile, nessuna se delle non due squadre. un'occasione dove Dybala stava diventando molto pericoloso sul tiro di Zaleski che si era liberato bene. Questo ovviamente è dovuto anche al fatto che la prima mezz'ora si sta risultando di 0-0 e quindi questo tipo di canovaccio tattico poteva essere Tanto sicuramente continua a più piovere giustificabile, Milano. più logico per la Roma. Vedremo ovviamente se cambierà qualcosa con il passare dei minuti, mentre rientrano in campo sia Zaniolo che Abraham che Dybala, mentre anche Pellegrini. Dunque non ci sono novità, ma El Shaarawy ha dato la sensazione di essere quello un pochino più avanti dal punto di vista del Pronto per riscaldamento e quindi delle questo possibilità leggero di secondo tempo. di entrare sul terreno in questa ripresa. Pronti a parlare il primo pallone, sarà Tonali, che toccherà il primo pallone del secondo tempo. Ben 5 giocatori del Milan sulla linea di metà campo. Parte in questo Sorta di momento il secondo manifesto tempo. programmatico Il Milan che avanza di con calcio Calabria. offensivo, mentre qui in Calabria può manovrare il primo pallone della ripresa. Abraham su di lui, Grazie Ivan. la giocata verticale, colpo di testa da parte Ciao di Smalling, Roberta. palla sfiorata da Pellegrini, diventa buona ancora per Calabria, che ha appoggiato verso Kalulu. Calulu. Tomori. Tomori all'impostazione. È Palla entrato ancora da verso 30 Calabria, c'è secondi. tantissimo Tchernekes, Questo secondo tempo pallone tra per Milan e lui, Roma. sale Zalesa Milan in su di lui, vantaggio per una rete a zero. Grazie al gol di Pier bella Calulu Serra con al l'appoggio ancora verso Calabria, trentesimo del primo tempo. secondo gol per lui, primo in Meno a stagione dopo 6. quello con l'Empoli della passata Calabria. Serie Recupera A. la palla Ora la con Roma, l'appoggio prova allo ad avanzare. uscita da parte di Bagnets. Abraham prova in mezzo a due, ma diventano tre perché arriva anche Bennasera, lo Attenzione. prende Diaz, Della serie, Pellegrini si dotta prova su a venire questo da dietro, pallone palla e alla fine Tchernekes, alla linea Tonali Tonali, recupera la palla. Fernandes. La più Hernandez. Calabria. Calabria. Ancora Calulu. L'appoggio ancora per Tomori da parte di Tomori. Kalulu. C'è Dybala in quella zona, c'è Zaniolo. Altro appoggio, possesso Milan, senza fretta, Aspetta Tataruciano. Luciano. Kalulu, la pressione di Abraham. Senza fretta è il Milan che chiama quasi a sé. Prova a far uscire un po' la Luciano, Roma. buonasera. Bennasera, Luciano. ancora Tataruciano. Palla verso Kalulu, la Calulu. pressione di Abraham, costretto a Spazio un della rimbalzo palla. abbastanza affannoso, che direttamente in out. Rimessa laterale Fuori a per il Prezza, Milan. rimessa Roma, pronto Zaleski. Anzi per la Colpo di Roma, ritorno per riparte con lui. Ivanez. Provato col tacco di Bala, Prova il Calabria ha colpo di tacco di tenuto. Bala Poi però, Davide Bennasera, Calabria uscita porta via la verso palla, Leao. Bennasser, la Palla verso sciabolata, verticale Leao. verso Serve Bennasera Leao. su di lui. Leao, Bennasera punta ancora per l'uomo, il tiro Leao. di Leao, Palla però cruzata non per Leao inquadra la che rimise porta, il alto tiro di per Leao, dare il primo Luciano. anello, però la Grazie. velocità di Leao è sempre una chiave. Sì, recupero palla, qui bravo Calabria, far uscire il pallone, la prima idea Bennasera, palla eccezionale, che trova fuori posizione Perfetta, Selic, poi perfetta, su Mari, copre l'esterno con perfetta. l'interno, portarlo largo Leao, da lì difficile col mancino trovare, poi prende una botta cadendo sul ginocchio, ma la Roma che sta cercando di rimanere più alta in costruzione Milan, alzando Zaleski, adesso su Calabria non più Pellegrini che ci usciva in ritardo, ma con Pellegrini che rimane centrale, poi giocata a palla dietro Tataruciano, riesce a impressionare. Adesso ovviamente da verificare le condizioni del giocatore della Roma e intanto, come avete capito, insomma, quelle classiche qui non c'è, ecco. Non mancano le alternative per eventuali cambi in quella zona, c'è Vigna, ci potrebbe essere anche l'ipotesi Spinazzola, ovviamente, o anche l'ipotesi El Shaarawy, che aveva cominciato da titolare, che sappiamo in questo Siamo al secondo tratto della sua 48esimo di questo carriera, secondo spesso viene tempo. adattato nella posizione
deviazione di esterno. Milan 1, 1-0, guardato anche Zlatan Ibrahimovic. Sì, soprattutto dopo appunto la sessione in svantaggio, quindi magari un esterno con più attitudini offensive e qualità, ora come Felix Shaarawy. si Può rialza essere anche tatticamente qualcosa di utile, Odorante, al di là del cartellino giocatore della giallo. Roma. 4 giocatori della Roma, quelli del primo tempo, Celik, Zaniolo, proprio dalla parte finale del primo tempo, Mancini e Zaleski, pronto per il rinvio. Del cartellino giallo. L'ex Sporting Lisbon. Andrea Calabria l'ha rimessa con le mani proprio sotto gli occhi di Pioli, che ne approfitta per dare qualche indicazione. Davide Calabria con la sua testa rimessa laterale. Si fa vedere Leao, c'è l'incrocio con Giroud, di essere. Colpo di testa del giocatore della Roma. Salemaker, retropassaggio del Calulu, sinistro, cercare Leao che non riesce a controllare il pallone, sarà che termina in fallo laterale di destra per Roma. Che moto ha nella prestazione di Leao fino a questo momento? Rui Patricio. Secondo me l'hanno chiamato in causa poco. Palla che viene deviata, arriva Mancini in copertura. Calabria. Calabria. Calulu con l'appoggio per Calulu, Bennacer. Bennacer. Prova a cambiare completamente allarga lato. verso Ma Leao, verso Leao però che sfiora. Finisce in out, la rimessa laterale. È per la Roma. aggancia bene questo Forzato l'attacco di passaggio e Bennacer. Ma rimessa ormai qui laterale per la riesce Roma. a rimanere alta, si abbassa, fa densità Minuti di gara centrale, sono naturalmente 50. giocate. Adesso Giroud, il giocatore che si alza con le mani, quindi il cambio gioco può essere Prova ad avanzare soluzione. Almeno. Prova lo spunto Leao, 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 Mancini con la Leao. palla su di lui, riesce a tamponare e ottiene veramente le full monty per si prende la rimessa laterale, l'ultimo a toccare, infatti è il giocatore portoghese. Zaniolo Rimessa laterale prova a per cambiare la palla la in Roma. sinistra perché è orizzontale, alla fine Prima di viene avanzare, eh? addomesticata comunque con calma dai Bagnets. Toccata verso Zaleski, Zaleski, quindi Bagnets, nuovamente Zaleski, su Pellegrini, ancora il 59 Zaleski, giallorosso. avanza Pellegrini ora proprio con prova a cambiare Pellegrini lato, che ma lo cambia prende lato. recentemente in una zona dove c'è campo. C'è lì con l'apertura verso Dybala che può provare a Fiore buttare l'uomo. Dybala, 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 si accentra Dybala, Tonali su di Dybala lui, viene chiuso, prova Dybala ancora ad prova proprio avanzare, si la allunga il pallone deviazione, Dybala, l'ultimo a rimesso toccare è al giallorosso. fondo per Allora, Roma il che più coraggio anche in costruzione dal basso, visto con Bagnets che si alza, crea superiorità e Dybala per la prima volta rimane largo a destra per poi rientrare sul mancino. Poi schermato bene qua dal raddoppio dei giocatori del Milan. Roma che ha bisogno ovviamente della guerra di Dybala, appena dodicesimo Ora prima di oggi per riparte il Milan con vantaggio Tatoro Sano, della Lanza che giallorossa va a proprio in rinvio Libia. corto. Reyes dall'altra parte, vince il duello con Pellegrini, sposta il pallone ancora verso Giroud, prova ad arrivare Dybala. Fatto bene qua dal raddoppio dei giocatori del Milan. Roma che ha bisogno. Palla che viene toccata ancora verso Ternan. Adesso Oh che fa di mamma mia, il Slomaca, tiro non è finita. internante Tonali sulla anche parata di chiamando. Patrizio. Volta l'intervento da parte di Mancini che allontana. Bennacer alla cassa del pallone, può Buonasera. intervenire Zaniolo. Ancora Bennacer, mette ordine, appoggia verso Calabria. Calabria. Sembrano apprezzare di poter Hernandez. Fernandez ancora. Leao. Leao. Pressione efficace, l'intervento di Cristante, palla che finisce in out, Fuori arriva la fallo segnalazione da parte finale del di video Bonasera. assistente, possesso giallorosso, ma prima ovviamente da verificare le condizioni di Tonali. Sta vivendo un momento magico per quanto riguarda nello specifico gli assist, oltre che ovviamente anche l'aspetto realizzativo con i gol di Verona e di Salerno, mentre qui Vediamo stiamo il tiro vedendo di mamma Ibaka, mia, che Rui Patricio che riesce potente. a cavarsela sulla traiettoria Ma con un dove sarà? pensiero per Tonali, pensate, 4 assist nelle ultime 7 partite col Milan, dopo che nelle prime 95 il rossonero ne ha fatti 3, insomma dimostrazione di Bennacer. Ora avanza Calabria Milan con Calabria va verticalmente nella zona di Selma Kers, la mette
Vuole mettere sulla Calabria il cross in aria, il tiro, la parata di Ripadrezzo. Il colpo di testa di Olivia Giroud. In mezzo a cercare la testa di Ciro, comoda la presa di lui. Ball in, but Giroud wants it more so than the centre half again, just straight down the goalkeeper's throat. Tonali, Giroud, quindi Bennacer. Finds Brahim, and he finds Leao. È messo dal fondo per la Roma, il ballo in questo momento corta, ma siamo arrivati quasi al 55esimo, sul secondo tempo, Milan 1, Roma 0, decide fino a questo momento il gol di Pier Calulo al 30esimo del primo tempo. Dovrà avanzare ora la Roma. Patrizio. Se ne prova a ripartire da Roma ora. Si era fallo, giocatore pro, l'arbitro può decidere il vantaggio e avanza ancora a Roma. Spazza via la palla Sandro Tonali verso Giroud, che colpisce la palla di testa, ma recupera palla la Roma che prova a ripartire. Noi siamo arrivati al 56esimo di questo secondo tempo. Attenzione, la Roma ancora in passo di palla. Colpo di testa di Tomori, Calabria, Catarusano. Riparto nel Milan con Calulu. Tatarusanu. Va il lancio corto, Tatarusanu verso Calulu. Tatarusanu ancora. Tomori. Ancora verso Tatarusanu. Davide Calabria. Giroud, Bennacer, Hernandez, viene anticipato da un giocatore della Roma, però attenzione che fallo, non secondo l'arbitro, che lascia proseguire. Rosano, verso Calabria. Trio Bennacer, Tonali e Brahim against Cristante e Pellegrini. Calulu. Three center backs for Roma, they push a bit higher, put a body on Brahim, then allow the other two
Tomori. Leao. Sto dietro. Però perde palla. Attenzione, recupera palla al Milan. Fontonelli. Passa il campanile. Recupera palla però la Roma ancora. Minuto 58 di questo secondo tempo. Ora prova ad avanzare la Roma. Attenzione, la Roma avanza. Attenzione, Zelensky. Punta l'uomo, però la regione Calabria ci mette il piede. Calcio d'angolo per la Roma. Maite Hernandez, occhio al movimento, Pellegrini rimane su di lui. Calabria. Tomori con il movimento verso Giru, che lo incontro per dare una mano, poi Bennasser per gli orizzontali con molta calma. La Roma, nonostante la situazione di 0-1, rimane comunque nel pallone. Per aspettare, allora, cercare di recuperare palla e poi avere più campo eventualmente per la giocata di ripartenza. Poi sa che se dovesse mai perdere qualche distanza per un'uscita fatta con un po' di tempo giusto, sa che il Milan ha la gamba, la velocità e la qualità per me. Giro! Leao, Leao che sbaglia il passaggio, mannaggia, che parte la Roma, attenzione. Danilo contro Leao, che Danilo perde palla, Leao la recupera, Leao verso Teo, Hernandez, Teo, 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 questo Giro, la da Prendia. La da Bennasser, la da ancora Prendia. Il tiro di Prendia! Un po' fuori. Era stata la chiave per bella partita del Spagnolo. E poi sviluppo interessante del Milan, lo rivediamo. Sì, una corsa di Teo che quando recupera palla guarda subito in avanti, la porta o la gioca, ma sempre a cercare di puntare la difesa, comprova la soluzione da lontano, difficile di Prendia. Queste fisiche di Leao sono veramente. Questo è il secondo giallo della partita, i due gialli del Milan. Questo di Bennasser, situazioni abbastanza simili, un anticipo da parte di Abraham. Pericolato, non cattivo, ma potenzialmente insidioso. Questo di Bennasser, che palla, ragazzo, del pallone in ritardo. Dunque, secondo giallo per il Milan, sono quattro quelli per la Roma. La Roma pesa. Mi sa il match con la Fiorentina, quello di. Mancini, che era diffidato, Mancini che ha saltato una sola partita in stagione della Roma proprio per squalifica. Pericolato, non cattivo. Quattro quelli per la Roma, che era diffidato. Cinica ha saltato una sola partita in stagione nella Roma proprio per squalifica in Europa League con Ludogorets. Colloquio. Pericolato, non cattivo, ma. Parte di Abraham e poi l'intervento.
Strengths right now. That's it. And let's you analyze every single minute of every single run of a game. You know, this is it. Whenever he gets the ball, he's in no man's land, he's on the halfway line. It's a midfield there, it's exactly what they need. Hopefully that can try and... Calabria faceva prima delle linee nel primo tempo, ma Calabria ha giocato facile e quindi cominciava a direttamente dalle parti di Abraham, quindi vediamo la posizione di partenza che sembra calcolare ovviamente la prossima. Riesci a costruire il giocatore, può fare Abraham oppure Zaniolo, si prende il tempo. E dunque rimessa laterale per il Milan, aria di cambi dalle parti. Sono cambi in vista per la Roma. E della panchina giallorossa, fra un attimo faremo chiarezza. Prenderà una soluzione al Milan, vedremo. Intanto perde palla, riparte la Roma. Attenzione, palla verticale verso Abraham. Abraham, occhio al suo movimento, c'è Zaniolo in mezzo, arriva il Pellegrini, cross in aria verso Zaniolo che però viene anticipato da... Al posto di Cristante. Al ventesimo della ripresa, dentro Matic e Tahirovic, cambia dunque la struttura del centrocampo, soprattutto si alza adesso Pellegrini qualche metro. Beh, chiaramente si alza Pellegrini, va in zona tre quarti, in mezzo Tahirovic e Matic. I due che sono entrati insieme, Dybala andrà a contendere quel pallone, attenzione. Solo per un attimo, perché Bennassè recupera palla, manovrare, girare per Calabria, palla sporcata dall'intervento di Zaleski, finisce di Zaleski sporca questo pallone, regala rimessa andare al Milan. L'azione precedente, Pierre, recupero palla subito in verticale per Abraham, bravo ancora a attaccare la profondità e a disumarsi. Rimessa serale per la battuta da Calabria e Tobiro. Fuori una situazione molto pericolosa perché la palla centrale è interessante. Anche di pressione per la Roma. La chiusura di Calù ancora una volta con un tempismo perfetto. Tra poco del Milan ci sarà Pobega, molto probabilmente al posto di Brahim Diaz, rischia qui Martin, si addormenta. Attenzione, sbaglia per la difesa della Roma, riparte il Milan con Leao. Altro appoggio verso Hernandez. Leao. Senza fretta, ricomincia dunque da Tomori, Tonali. Calabria. Calulu. Calabria. Tonali. Vuole mettere ordine. Si propone Selma Kers. Poi parola di Bennassel. Tonali, ancora vuole Bennassel. Calabria. Circolazione del Milan. Calulu sulla pressione di Abraham. Sanno il settesimo di quel secondo tempo. Milan sempre in vantaggio per andare a zero. Si fa vedere Ciampennasser contro la Roma qui. Leao taglia verso l'interno. Milan ora cambia lato. Calabria, verticalizzazione. Anticipato però Leao, attenzione però. Prendi Diaz. Prova a sfondare, ma non è fermato. Ricordo nella Roma, attenzione. Dybala. Dice fallo, Paolo Dybala. Anche qui il settimo della gara, terzo per il Milan. Ammonito. Sembra dire, il primo. Il numero 23 rossonero, ma non ha dubbi il direttore di gara. E dunque arriva il giallo per Tomori, dopo quelli per Leao e Bennassel. Neanche questo in giro non serviva. Dybala ha rivolto verso la propria metà campo. Credo che vuole andare a prendere il pallone.
ma gli bastava accompagnare perché Di Pala si stava consegnando la palla. Non si vede il 68esimo di questo secondo tempo, calcio di punizione per la Roma sul centrocampo, è venuto in questo momento una svolta. Ibañez, superata la metà della ripresa, sempre 1-0 Milan, sempre Ibañez, Zaleski, appoggio verso Trajanovic, Smalling che cambia lato. La cucina gioca ancora verso il 68. Tajanovic prova a andare verticalmente su Zaleski che la mette Zaleski prova a puntare l'uomo, alla fine passa questo Calvo pallone, cambia lato ora la Roma. Matic prova l'azione insistita, la Roma c'è una buona copertura degli spazi da parte, attenzione la palla finisce in palla laterale di Giuseppe Mourinho. Piazza con questo giro palla e poi il cambio di gioco priorizza la presenza, voleva la rimessa laterale. Questa terra già battuta da Roma. Ultimo di Mancini, non di questo avviso però l'assistente. Occhio all'uno contro uno. Con Abraham. Attenzione Abraham commette fallo. E poi il fallo in attacco. Su Picaio Tomori. E adesso che si conoscono, come detto, fin dalle giovanili, fin da quando avevano cominciato con l'Academy dei Blues a 7 anni, si erano anche incontrati con il Derby County. Ora entra Tommaso Pobega al posto del folletto spagnolo Brahim Diaz, grande partita la sua, bravo Brahim, folletto spagnolo Diaz, che riceve gli applausi dei tifosi rossoneri. Bravo Brahim, il giudizio sulla partita di Brendias? Ha fatto una buona partita di grande applicazione anche lui in fase difensiva, ha corso tanto, ha rincorso tanto, ha cercato di incidere, non è stato a volte preciso su un paio di palloni da imbucare, soprattutto per Giroud, ha provato anche la conclusione, comunque una prestazione positiva. Non ci vedremo dal 2 novembre dal match con Salisburgo e dal 30 ottobre in Serie A dalla partita da Roma, attenzione però squadra. Non la presenza con 5 da titolare, tra cui spicca il valore tattico e il contributo che diede, non so, un po' sorpresa il Milan Juve quando venne schierato dal primo minuto della Roma, per lui anche la soddisfazione del primo gol rossonero con la Roma. Dinamo in prova ad avanzare Dybala, attenzione, prova a girare in tutto, scivola Dybala però viene fermato dal movimento di Hernandez. Contrasto con Matic, il fallo, il calcio poi Matic come quello di Hernandez, sempre 1-0, sempre Calulu. Partita bloccata perché la Roma non ha avuto finiti a fare la gara e il Milan non ha avuto la forza fino a questo momento di chiuderla e quindi si rimane in una sorta di limbo con il possesso della squadra di Pioli. Aspetta qui l'intervento da parte di Pobega, non c'è fallo, allora la Pobega se la mette oh così se la mette con la mano tocca il giocatore della Roma, ma cosa che la ricorda, è da rivedere quell'intervento. Oh, adesso rivedremo Marelli già al lavoro, non ha avuto proprio dubbi ed è stato particolarmente incisivo con il quadro del corpo, era vicino, ha giudicato regolare l'intervento da parte di Tajanovic. Questa è la prima parte, vedete che Marelli è già pronta, andiamo a Luca. Se le Makers il braccio di Ibañez è attaccato, beh, era attaccato anche, cioè, è stata una mano che leggermente oltre la figura, ma semplicemente perché piegato sulle ginocchia, pertanto non può essere considerato un tocco di mano fulmine, la sensazione, no? Uffa, morito Tonello, protesto. C'è un po' di tensione, salendo un po' la tensione anche dall'altra parte, il vice di Mourinho, credo sì, no, un collaboratore di Mourinho, si piglia il giallo, ha ammonito Tonali che ha sotto di fida Santa Lecce, rigore richiesto dal Milan ma non concesso dall'altro. Non è arrivato ed è stato particolarmente incisivo come linguaggio del corpo, era vicino, ma semplicemente perché piegando sulle ginocchia, pertanto non può
essere considerato un tocco di mano minimo, la sensazione. Ma... Torno dubbi ed è stato particolarmente... Cup for Italia, they're away against Lecce in their next league game. Attenzione Franks al posto di Ismael Benasser. Insomma, ha fatto una bella partita Benasser. Ecco Franks per Benasser. Master Franks. Il giocatore che ci piace particolarmente, se non va questo, throughout the game, awareness, he was always making himself a reference point for the defense to build out from the back, always retrieving the ball and then starting Milan's attack. Such a smart player with great awareness when he's in possession. A talented young player in Aster France coming in, who's had some flashes, the limited minutes that he's gotten so far with Milan this season. These young players that Milan have found from the Bundesliga, they've played a few. The one is Chaw, the center back, who's got the start. Well, if the reports are to be believed, the next time we see Benasser, he'll have committed his future to be announced in 2027 with a significant pay raise. Nel caso di punizione battuto da Roma, dovrà fare il Milan con Calabria. Attenzione, lancio lungo, troppo lungo. Messa laterale per la Roma. Al termine della gara. Pallone, non lo tocca Pellegrini, lo può gestire il Milan. Con Terna ancora in possesso, rosso-nero. Sempre con lo stesso tipo di atteggiamento, anche perché la Roma prova a aumentare un po' il... Wow, segnato! Non prende... Modelli dici che gol, però io a me non è ancora arrivato. Tra un po' supero in diretta e guardando il gol, ovviamente. Allora, Calabria! Modelli è impazzito! Ora è impazzito anch'io di gioia vedendo questo gol. Alla Roma, ora... Riparte il Milan, dai! Brams, per Leao! Leao, Leao, Leao! Leao verso Pobega! Tommaso! Pobega! 2-0! Io adoro Pobega! Col gol ancora di più oggi! E siamo lì, di nuovo al secondo posto! Se vinciamo, voglio permettere, 2-0! Quasi chiude la partita, comunque... Siamo a 5 punti a Napoli, si scavalchiamo la Juventus al secondo posto, e applausi di Zlatan Ibrahimovic, grande gol Tommaso Pobega, mamma mia, grande, vediamo l'azione, Leao sulla sinistra, mette questa palla al centro per Tommaso Pobega, e di sinistro piazza il piattone, dove lui Patrizio non può arrivare. Gran gol. Deve fare il passo ad accompagnare un attimo Giroud e poi deve abbiamo vedato anche toccato il giocatore da Roma questo tiro, ma comunque la palla Pobega sul secondo palo anche non permette poi il grande Tommaso Pobega che esulta facendo il segnato al 30esimo primo tempo il Milan segnato al 31esimo della ripresa con Pobega Milan 2 Roma 0 la mossa El Shaarawy della Roma su Selic, il cambio che in qualche modo avevamo utilizzato da poco Pobega col giocatore Ciampolito ovviamente anche
anche per caratteristiche, c'è un ulteriore cambio perché Zaleski va. Ora la Roma cambia, toglie Selic e mette Stefano Sharawi. 2-0 Milan dopo, ex, al 78esimo, con il primo gol in campionato, il secondo da solo per Pobega. Ora riparte la Roma. Ancora per la Roma, che adesso avrebbe bisogno di una scintilla. Il Milan dovrà invece mantenere alta la concentrazione per evitare qualsiasi tipo di rischio. La sua nuova posizione, prima giocata da parte di Zaleski, palla in trincea. E chiaramente se non l'ha fatto fino adesso la Roma dovrà chiaramente provare a rischiare, quindi andare in pressione molto più alta, accettare uno contro uno. È rimessa a terra per il Milan. Anche a costo di scoprirsi. Però ora perde palla e prova ad avanzare la Roma, attenzione! Palla della zona di Dybala che prova. Dybala prova il tiro ribattuto, però ancora Roma, attenzione! La giocata per il nuovo arrivato, il Sharawi. Manovra della gara, il tocco verso Matic, un po' di pressione. Ancora su Mancini, nuovamente Matic, viene incontro da Irovic, la giocata più larga sul Sharawi, anche più ambiziosa, va via il Sharawi, prende un po' di campo nel mezzo, va a cercare il taglio, attenzione, Abram, mentre prova a girarsi, insiste ancora la Roma, altro appoggio, il Sharawi, Dybala, nuovamente, altra circolazione, con Matic, ancora la Roma insiste, un corridoio verso Dybala, allontanato Calabria, non è finita, Calabria, però ancora il Sharawi, avanza ancora la Roma, un po' di campo, si coordina, va col destro il tiro dalla tre quarti, il giocatore della Roma finisce come i più devi, alto 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 al tiro di Cairo sulla linea dell'area del Milan. Però la Roma adesso sta rischiando, vuole provarci almeno dalla distanza, aumentando la velocità, l'intensità anche del possesso palla, su uomini migliori, soprattutto il Sharawi qua a sinistra di Dybala, e ho visto il tacco, la qualità per pescare il gol. È il secondo gol in carriera di Pobega contro la Roma, e prima era stata l'ultima giornata del 2021 con la maglia dello Spezia. Adesso c'è il fallo di Pobega, appena entrato, calcio di punizione per la Roma, che adesso dovrà provare inevitabilmente a sbilanciarsi anche un po', a prendersi qualche ulteriore rischio, ma c'è veramente poco da difendere a questo punto. Pronto Pellegrini. Signor Pellegrini sta per battere questo calcio di punizione per la Roma. Alla fine però va la Roma, Tata Rusciano. La presa alta comoda. Il calcio di punizione per Pellegrini. Quadrati. Passare Maldini in panchina. Palla verticale. La rimessa laterale per la Roma. Siamo giunti all'80esimo del secondo tempo. Ricordiamo Milan 2, Roma 0. La Cremonese, 18:30, poi Bologna-Atalanta. Anche una puntata di Supertele da non perdere, ovviamente con un grande ricordo di Luca Vialli, con tutti i temi del weekend calcistico, con Gabriele Barbatistuta, Luca Donici, con Ferrara, Amadeus, molte altre sorprese, Mario Calabrese, insomma, Calabria, Salamaker, attacco di Giro, per Fernandez, Fernandez piede da Fernandez, oh, dice fallo Fernandez, calcio di punizione per il Milan, ammonito anche Ibanez. Ancora una volta la velocità di Leao, di Fernandez, è un fattore, fanno sempre la differenza, il valore aggiunto è anche il saper in ogni momento, in ogni posizione di campo, ogni giocatore del Milan sa che l'indicazione a gabbia si trovano in posizione in cui non ti resti mai, una volta Leao a destra, Teo a sinistra, ma sanno sempre cosa fare, e il Milan si muove sempre in modo impeccabile. L'82esimo di questo la barriera giallorossa che si va formando, calcio di punizione per il Milan, il Patrizio che sistema la barriera, le indicazioni di lui Patrizio alla barriera, 4 uomini più 1 a terra, vuole provare di Giro a battere questo calcio di punizione, vediamo un po' la barriera,
strana della soluzione di Olivia Giroud, Roberto sarà la soluzione di Calabria ora. La volata di Calù verso Teo Hernandez, sarà rimessa. Una laterale per Roma. Siamo giunti all'83esimo di questo secondo tempo. La Roma ora prova. Attenzione! Obega cade per terra, però non si può essere davanti per riparte a Roma. Accompagna il movimento a Sharawi. Sharawi perde per un momento la palla, ma la riconquista. Matic trova il corridoio verso il Sharawi. Ancora il Sharawi, attenzione! Può inventarsi qualcosa. Sulla parte di Calabria, sesso sospensore. No, a Roma. Attenzione, prova ad avanzare ora. Con Pellegrini. Buona adesso. Ha un po' di campo per andare. Dybala. Dybala, attenzione. Ancora Pellegrini. Pellegrini. Riapre. Tutto cross, chiuso, attenzione, proprio un cross. Però con un po' di testa di Calabria lontana questa palla che è comunque rimessa. A sperare il giorno d'attacco per la Roma. Siamo giunti all'84esimo di questo secondo tempo, però ci sono due cambi. Garf, De Ketelaer e Mattio Gabbia. Fuori Giroud, De Ketelaer, Gabbia per Selemaker. Io ho anche stato segnata, perché non proprio poteva fare di più. Ancora qua, cambio. Non credo che non mi fanno in arbitro, perché è l'unico attaccante che abbiamo. Che... Non pensare a me che mi ha fatto una partita. Ora check la Roma. Finito, dunque tutto a regolare l'azione precedente. Di Bala, Dybala a cercare ancora Dybala, fa buona guardia per Hernandez, però Hernandez complica un po' la vita sulla pressione, evita anche il calcio d'angolo, però con la rimessa laterale per la staffa a Roma sembrava in valle minore, e allora va l'esterno giallorosso Abraham, che? La deviazione per la Roma, Ma so, abbiamo soffrire. Non ho ancora visto il gol da Roma, però sono uscire, ci sta provando con tanti uomini, come l'ho detto, adesso deve rischiare, lo fa fino a lui. Calcio d'angolo per la Roma, suppongo sia questo il gol della Roma. Vediamo, sì, Ibañez di testa riapre la partita, come se arrivato all'86esimo di questo secondo tempo. Milan 2, Roma 1. Era segnato Ibañez della Roma. 45%, insomma l'atteggiamento era cambiato negli ultimi minuti, la pericolosità sulle palle inattive la conoscevamo, e qui Ibañez colpisce nella stessa area di rigore dove nel primo tempo aveva colpito Kalulu, proprio liberandosi del numero 3 giallorosso. Ce l'aspettavamo dalla Roma ed è arrivato su palla inattiva, su corner attiva, 45%. Insomma, l'atteggiamento era cambiato negli ultimi minuti, la pericolosità sulle palle inattive la conoscevamo, e qui Ibañez colpisce
nella stessa area di rigore dove nel primo tempo aveva colpito Kalulu, proprio liberandosi del numero 3 giallorosso. Ce l'aspettavamo dalla Roma ed è arrivato. Palla in attivo su Corner, perfetto il terzo tempo di Bagnez, che si libera col movimento per andare a colpire questa palla perfettamente, con forza e precisione. Il quarto del Milan con Monza, palla che finisce in out, la rimessa è giallorossa, c'è a terra. Direttore di gara vuole verificare le condizioni. Adesso 3 minuti più recupero. Yeah. Che ridà ovviamente fiducia alla Roma, che da qualche minuto aveva aumentato la propria pressione, ha dato una sensazione di maggiore del Milan per terra, che ferma il gioco. In modo questo è confermato in questo finale, perché sta per arrivare il giocatore del Milan, sta per arrivare il momento di Belotti. Smalling, col giro palla verso Bagnas, entrerà al posto di Mancini, dunque insiste ancora la Roma. Dybala si mette il piede, Matic ce ne mette un altro, Bagnas all'impostazione, quindi Zaleski, c'è Fernandez su di lui, cross in mezzo, profondo, secondo palo, cerca il Sharawi. Attenzione, entra Belotti al posto di Mancini. Adesso sarà importante ovviamente capire il potenziale offensivo che aumenta ulteriormente. Aumenta adesso ulteriormente. Belotti, Abraham, Dybala, Pellegrini, Sharawi. Andiamo a bordo campo. La Roma deve rischiare. Non c'è nulla da difendere per la Roma. Il 3000 dovrà mantenere altissima la concentrazione. Dybala, c'è la deviazione, l'ultima a toccare l'argentino, dunque sarà rimessa naturale per il Milan. 30 secondi al 90. Siamo l'89esimo di questo secondo tempo, Milan 2 Roma. La parte di Decchetelare, dunque calcio di punizione per la Roma. Sta quasi per scoccare il 90esimo, l'arbitro. Vedremo quanto darà di recupero. Non c'è nulla da difendere per la Roma. La rimessa profonda. Non sempre soffrire noi, mamma mia. Non c'è nulla da difendere per la Roma. Con quel testo in anticipo arriva il fallo. Il calcio di punizione per la Roma, Valentana per la Roma, Michele del Milan, parte della Roma, altro cross, attenzione al colpo di testa di Abra in fondo. Coming in, a lot more height, 6'3". Milan are a bit undersized in the center back department at 5'11". Just absorb these crosses, forcing everything. Blindare questi tre punti, quelli della Roma che sognano la rimonta. Prova nuovamente Matic, quindi Tahirovic alla orizzontale, rischiosa, c'era Leao in agguato, Smalling in qualche modo, non arriva Brands, alla fine è lui che tocca per ultimo, e nasce una rimessa laterale per la Roma, in zona d'attacco, a 3 minuti dal traguardo. Zaleski è pronto per la rimessa con sotto gli occhi dell'assistente. Dybala arriva in ritardo Vranx, ecco
Paolo Di Bronx, Di Bala, calcio di punizione per la Roma, non è convinto, la Sisseter però era veramente a due passi dal luogo della caduta. Attenzione al calcio di punizione dunque per la Roma, attenzione ai sei saltatori: Tahirovic, Smalling, Matic, Belotti, Abraham, Ibanez, in sei a saltare. Punizione per la Roma, porcaccio la miseria! Non ci credo, è assurdo! Oh, bro! La pareggia! Il 93esimo, assurdo, la porta! Sono nervosa! Mi sa che si scappa nel mondo del genere! Aveva parato le chance, sta scendo! Non ho voluto niente, è stato usato purtroppo. Una partita dove fino all'87esimo la Roma non ha avuto veramente occasioni. Ed è apparsa involuta sul piano della manovra, prima la testa di Bagnets e poi il tappeto in centro di Tammy Abraham dopo il primo riflesso di Tatarusano su Matic. Abraham trova il quinto gol stagionale. Quindi vediamo la scelta di tempo per il 2-2. Mia che chiedono di tener conto dell'esultanza prolungata. All'arbitro per quanto riguarda il tempo, ormai grandi protagonisti, siano tifosi con una fede opposta. Il pareggio della Roma di Abraham è pronto con Ali, 94-10, si parla molto del tempo inteso come quello da recuperare ancora. Tonali ne vorrebbe un po' di più, l'arbitro dice che ha tutto sotto controllo, è pronto Tonali per il possesso, appoggia, RS Milan prova con Kalulu che ha ricevuto la Tomori, 94-30, vedremo quanto si giocherà ancora, l'appoggio verso Gabbia, la pressione di Belotti, l'apertura su Hernandez, ancora Gabbia all'impostazione. Cerca la profondità, vuole il movimento da parte di Pobega, la sfonda di Pobega, palla in mezzo, Smalling allontana, alla caccia del pallone Abraham, ancora l'asse inglese della Roma, poi il Sharawi vince questo duello, palla che rimane lì nel mezzo, vediamo chi arriva per primo Kalulu, ma l'intervento è palloso, e dunque sarà calcio di punizione per la Roma, e questa è la reazione, che sentite? È stato comprensibile ai tifosi del Milan, però è stato bravissimo qua, bravissimo, a gestire questo pallone. La regia ancora caccia i punti di vista sulle tribune, è pronto Pellegrini sul punto di battuta di questa punizione, no, lascia il compito a qualcun altro, alla fine andrà Matic, 95-30, palla verso Ibanez, parte la Roma ora, Abraham viene fermato, l'arbitro da ragione al Milan, sarà possesso rossonero, 95-40, vediamo se si gioca ancora, penso di sì, sì, l'arbitro dice che si gioca ancora, Tonali è pronto sul punto di battuta, Abraham vuole fargli perdere qualche altro secondo, Tonali e gli dice così non è possibile, schermaglie, giallo per Abraham, Abraham dice che c'è un problema con la posizione del pallone, ha giocato a rallentare con questa situazione, Tonali può andare alla battuta, settesimo minuto, la battuta con il destro profondo a cercare una deviazione, palla che viene fatta rimbalzare, non ci arrivano né Hernandez né Tomori, Zaleski lascia sfilare oltre via laterale, questa immagine racconta molto dell'atteggiamento che ha la panchina della Roma nei confronti di questo risultato che sembrava impossibile fino al minuto 87. Messa con le mani a cercare Abraham, il colpo di testa di Gabbia in anticipo, finisce qui, finisce 2-2, finisce qui a Roma 2-2, è un secondato per me a ripare da Roma, dobbiamo gestire meglio dopo il 2-1, fino all'incredibile blitz finale della Roma, 87esimo Ibanez, ho perso due punti per tutti, insomma per la Roma, pare che ci sta, andiamo avanti. Vedremo, vedremo come andrà, dai. Sempre Forza Milan, nel bene e nel male. Pare. Non
Buonasera per tutti, un bacio. Ciao, alla prossima.